E fu con questa maschera che ella gli presentò una sera un brodo avvelenato. Daw Brai lo prese dalle sue mani. Ella glielo vide avvicinarselo alla bocca. Lo seguì con gli occhi fini di lui petto e non un segno svelò su quel volto di bronzo la terribile impressione che doveva stringerle il cuore. Poi, quando il padre l'ebbe bevuto e che ella ricevette la tazza senza tremare sul piatto che gli stendeva, si ritirò nella propria stanza, aspettando ed ascoltando. Gli effetti e la bevanda furono pronti. La marchesa udì il padre mandare qualche lamento, poi dai lamenti passare ai gemiti. Finalmente, non potendo più resistere ai dolori che provava, chiamò la figlia ad alta voce. La marchesa entrò, ma questa volta la fisionomia di lei portava l'impronta della più sentita inquietudine, e Daw Brai si trovò costretto a rassicurarla sul suo stato. Egli medesimo non credeva se non in una leggera indisposizione e non volle che si chiamasse il medico. Fu alla perfine preso da vomiti sì terribili, seguiti in breve da dolori di stomaco tanto insopportabili, che cedette alle istanze della figlia e diede ordine di correre a cercare soccorso. Verso le 8 del mattino giunse un medico, ma già tutto quello che poteva guidare l'investigazione della scienza era scomparso. Il dottore, in quello che gli raccontò a Daw Brai, vide solo i sintomi di un'indigestione. La trattò come tale e tornò a Compiègne. La marchesa per tutto quel giorno non abbandonò il malato. Venuta la sera si fece preparare un letto nella medesima stanza e dichiarò di volerlo assistere ella sola. Poté dunque studiare tutti i progressi del male e seguire con gli occhi la lotta che la morte e la vita combattevano nel petto del padre. Il domani il dottore tornò da Daw Brai. Stava peggio, i vomiti erano cessati, ma i dolori di stomaco erano diventati più acuti. Uno strano bruciore gli straziava le viscere. Ordinò una cura che esigeva il ritorno del malato a Parigi. Però il dottore osservò che il malato era sì debole che poteva essere pernicioso il condurlo anche semplicemente a Compiègne. Ma la marchesa insisté tanto sulla necessità di cure più complete e intelligenti di quelli che poteva ricevere in casa, che egli risolse di lasciare la propria abitazione. Egli fece il tragitto coricato nella sua carrozza e con la testa sfoggiata alla spalla della figlia. L'apparenza non si smentì un istante e per tutto il viaggio la marchesa di Brinvilliers rimase la stessa. Finalmente Daw Brai giunse a Parigi. Tutto era proceduto secondo i desideri della marchesa. Il teatro della scena era mutato, il medico che aveva veduto i sintomi non vedrebbe l'angoscia, nessun occhio avrebbe studiato il progresso del male e potuto scoprirne le cause. Il filo dell'investigazione era rotto nel mezzo e le due parti erano ormai troppo lontane perché vi potessero che vi fosse probabilità di riannodarle. Malgrado le cure più premurose, la salute dell'Aubrai continuò a peggiorare. La marchesa, fedele alla sua missione, non lo abbandonò un'ora. Finalmente, in capo a 4 giorni d'angoscia, spirò tra le braccia della figlia, benedendo colei che l'aveva assassinato. Allora il dolore della marchesa scoppiò in sentimenti sì vivi e in singhiozzi sì profondi che quello dei fratelli parve freddo a confronto del suo. Del resto, nessuno sospettando il delitto, non fu eseguita l'autopsia e la salma venne tumulata.
Tuttavia la marchesa aveva raggiunto appena la metà del suo scopo. Ella si era bensì procurata una libertà più grande per i suoi amori, ma l'eredità paterna non le era stata sì vantaggiosa come l'aveva sperato. La maggior parte dei beni con la carica erano toccati ai fratello maggiore e al secondogenito, deputato al Parlamento. La posizione della marchesa non trovavasi dunque che mediocremente migliorata dal lato economico, come vedremo in seguito. Questo veleno artificioso sfugge alle ricerche che si vogliono fare. Egli è così occulto che non si può riconoscerlo, sì sottile che inganna l'arte, sì penetrante che sfugge alla capacità dei medici. Sopra questo veleno le esperienze sono false, le regole erronee, gli aforismi ridicoli. Le esperienze più sicure e più comuni si fanno con gli elementi o sugli animali. Nell'acqua il peso del veleno ordinario lo getta al fondo, esso è superiore, egli obbedisce, si precipita e va di sotto. La prova del fuoco non è meno sicura, il fuoco evapora, scioglie, consuma ciò che vi è di innocente e di puro, non lasciando se non una materia acre e piccante, che sola resiste alla sua azione. Gli effetti prodotti dal veleno sugli animali sono ancora più sensibili. Egli porta la sua malignità in tutte le parti dove si distribuisce e vizia tutto quello che tocca, brucia e corrode d'un fuoco strano e violento tutte le viscere. Il veleno di Santa Croce ha passato per tutte le prove e si ride di tutte le esperienze. Questo veleno galleggia sull'acqua, è superiore ed esso che fa obbedire questo elemento. Si sottrae all'esperienza del fuoco, dove non lascia se non una materia acre. Negli animali si nasconde con tutta arte e destrezza, che non si può riconoscerlo, tante le parti dell'animale si mantengono sane e vive, mentre gli fa scorrere una sorgente di morte. Questo artificioso veleno vi lascia l'immagine e i segni della salute. Furono fatte prove d'ogni maniera, la prima versando alcune gocce di un liquido trovato in una delle bocce contenenti olio di tartaro o acqua marina, e nulla si è precipitato sul fondo dei vasi nei quali il liquido venne versato. La seconda ponendo il medesimo liquido in un vaso e non si trovò nel fondo alcuna materia arida né acre alla lingua. E quasi niente di sale fisso. La terza sopra un tacchino, un colombo, un cane e altri animali, i quali, essendo morti alcun tempo dopo, selezionati che furono, non si trovò in tutto l'organismo se non un poco di sangue coagulato nel cuore. Fatta un'altra prova con una polvere bianca data a un gatto nelle frattaglie di Montone, questo vomitò per una mezz'ora. E trovato morto il domani, fu sezionato senza essergli venuto alcuna parte alterata dal veleno. Fatta una seconda prova della medesima polvere sopra un colombo, ne morì alcun tempo dopo, ma non fu trovato nulla di particolare nei suoi intestini, al di fuori di un po' d'acqua rossa nello stomaco. Era una missione difficile e soprattutto delicata. Desgrais, uno dei più abili ufficiali di polizia, si presentò per eseguirla. Era un bell'uomo di 36 o 38 anni, il cui aspetto non lasciava intravedere un agente di polizia. Vestiva tutte le fogge con la medesima disinvoltura e sapeva percorrere tutti i gradi della scala sociale. Nei suoi travestimenti, dallo scroccone fino al gran signore. Era l'uomo opportuno, cosicché fu accettato. Per conseguenza, egli partì per Liegi, scortato da parecchi gendarmi e munito di una lettera del re diretta al Consiglio dei 60 della città, con la quale Luigi XIV reclamava la rea per farla punire.
Dopo aver esaminata la procedura della quale Desgrais aveva avuto cura di munirsi, il Consiglio autorizzò l'estradizione della Marchesa. Era già molto, ma non abbastanza ancora. La Marchesa, come abbiamo detto, aveva cercato asilo in un convento, dove Desgrais non ardiva arrestarla via forza per due ragioni. La prima perché ella poteva essere avvisata a tempo e nascondersi in qualcuno di quei recessi claustrali di cui le superiore sole hanno il segreto. La seconda perché in una città religiosa come Liegi, la pubblicità che certo avrebbe accompagnato dall'avvenimento poteva essere riguardata quale una profanazione e produrre qualche tumulto popolare, la mercé del quale sarebbe stato possibile alla Marchesa di fuggirgli. Desgrais fece la visita della sua guardaroba e, credendo che un vestito da abate fosse il più acconcio ad allontanare ogni sospetto, si presentò alle porte del convento come un compatriota giunto da Roma e che non aveva voluto passare per Liegi senza presentare i suoi omaggi ad una donna tanto celebre per bellezza e sventura qual era la Marchesa. Desgrais aveva tutti i modi di un cadetto di buona famiglia, era adulatore come un cortigiano e anche audace come un moschettiere. In quella prima visita fu incantevole per lo spirito e l'impertinenza, così che ottenne più facilmente che non sperasse di farne una seconda. Questa seconda visita non si fece aspettare. Desgrais si presentò il giorno dopo, una simile premura riusciva assai lusinghiera per la Marchesa, egli dunque fu accolto meglio del giorno prima. Donna di spirito e di ingegno, priva da più di un anno di ogni comunicazione con le persone di un certo ceto, la Marchesa ritrovava in Desgrais le sue abitudini parigine. Per malaventura, il leggiadro abate doveva lasciare Liegi fra pochi giorni, egli si dimostrò più incalzante e la visita del domani fu chiesta e accomodata con tutte le forme di un appuntamento. Desgrais fu esatto, la marchesa lo aspettava con impazienza, ma per una riunione di circostanze che Desgrais aveva certo apparecchiate, il colloquio amoroso fu disturbato due o tre volte, nel momento appunto in cui diventava più intimo. Temeva di più i testimoni. Desgrais si lagnò di simile inopportunità. D'altronde, essa comprometteva la Marchesa se stesso, doveva usare riguardi all'abito che portava. Supplicò la Marchesa di accogliergli un abboccamento fuori di città, in un luogo del pubblico passeggio abbastanza poco frequentato, onde essi non avessero a temere di essere riconosciuti o seguiti. La Marchesa non resistette, se non quanto occorreva per dare maggior pregio al favore che raccordava, e l'appuntamento fu stabilito per la sera stessa. Giunta la sera, da entrambi aspettata con la medesima impazienza, ma in una speranza ben diversa, la Marchesa trovò Desgrais al luogo convenuto. Questo le offerse il braccio, poi, quando le tenne la mano nella sua, fece un segno, i gendarmi comparvero, l'amante le pose la maschera ed egli si fece riconoscere, la marchesa era prigioniera. Desgrais lasciò la Brinvilliers nelle mani dei gendarmi e corse in tutta fretta al convento. Fu soltanto allora che mostrò l'ordine dei 60, mediante il quale si fece aprire la stanza della marchesa. Egli trovò sotto il letto una cassetta di cui si impadronì e sulla quale appose sigilli. Poi venne a raggiungere i suoi e di ordine di partire. Quando la Brinvilliers vide la cassetta fra le mani di Desgrais, parve sulle prime confusa. Poi, riavendosi poco istante, reclamò una carta ivi contenuta, contenente la sua confessione.